Grazie tanto, Michele Ferraro. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei Presidente. Ho il piacere e l'onore di parlare a nome dell'Associazione Base Mezzogiorno, che vuole essere semplicemente uno strumento in mano al partito, a tutto il partito. Abbiamo l'unica e sola ambizione di essere manovalanza del Movimento per l'Autonomia, ma ad una condizione: che il Movimento per l'Autonomia ritorni ad essere quello che è stato, ritorni ad essere movimento di popolo, nelle piazze, nelle strade. Vogliamo avere di nuovo l'energia di tornare nelle nostre piazze con la bandiera della Sicilia, con la bandiera del nostro movimento, con lo statuto siciliano in mano. C'è una incongruenza assurda che io da giovane non riesco a capire. Siamo al governo regionale. Questa presidenza della regione sta facendo delle cose straordinarie per la nostra terra, una svolta di legalità che verrà ricordata nei secoli. E noi non riusciamo a trasformare questa grandissima opportunità in consenso per il nostro partito. Ma perché, mi chiedo? E purtroppo so anche la risposta. Perché molti, troppi di coloro che siedono alle prime file, che hanno un posto al sole in questo partito, invece di aiutare il Presidente della Regione e a sopperire alle mancanze di tempo per i maggiori impegni che ha, ha deciso di retrocedersi a campiere, a presidio del proprio feudo. È ora di finirla, è ora di ritrovare unità. Per favore, c'è uno scricchiolio di fondo, non lo sentite forse perché l'amplificazione è troppo alta? Qui si lavano le maniglie sul Titanic e rischiamo che la barca va a fondo nel momento in cui dovrebbe esplodere di gente. Io veramente non riesco a capire, è una sola richiesta, oh. Finiamola con i commissari dei giovani, degli adulti, della provincia, dei comuni. Vogliamo libere elezioni, vogliamo essere padroni di determinare noi stessi con gli strumenti della democrazia. Un solo leader, Raffaele Lombardo, tutti gli altri si confrontino e cerchiamo di confrontarci oggi e fateci capire dove stiamo andando, perché noi non lo sappiamo.